Mamma, la luce. Sono le 10, Riccardo. È una bellissima giornata, alzati. E caffè e latte? Si apri gli occhi, lo vedi. Mirella, alzati, che tardi. Dov'è il ferro? Devo stirarmi la camicetta di seta. Ma possibile che non sai mai dove sono gli oggetti in questa casa? Spegni sotto il sugo, se esci prima che io sia tornata. Ricorda a tuo fratello di andare a messa, mi raccomando. Capito? Papà, non lo svegliate, eh? Lasciatelo dormire finché ne ha voglia. Le sigarette gliele compro io. Mamma, il giornale. Va bene. Ciao. Ci vogliono un po' di fiori sulla tavola la domenica. Gli uomini ci fanno caso. Non sono per i miei uomini. Sono per me. È proibito. Signora, è proibito vendere la cancelleria di domenica. Se passa un vigile, vi fa la multa. Ma io ne ho bisogno, ne ho veramente bisogno. Allora se lo metta sotto il cappotto, non lo faccia vedere. Mamma, io sto uscendo. Beh. Ma che hai? Sei tutta rossa in viso. Non so, fa caldo fuori, c'è il capotto. Papà si è svegliato. Mamma, c'è quello di Santa Rita, vi do il sacco? Vieni, vuoi? No, no, vado io. Va bene. Mamma, se non ti sbrighi, mangiamo tutte le paste. Vengo, vengo. Mamma.
Mamma, quando è che accendiamo i termosifoni? Uno di questi giorni. Ma io ho freddo. Muoviti come a me, vedrai che ti passa. Sì, ma per studiare devo stare seduta. Non entrare adesso, è tutto bagnato. Lo so che abbiamo deciso di rinunciare ai termosifoni, no? Tutto aumentato, come si fa? Mamma, i pantaloni pesanti stanno nella cassapanca. Ma cosa fa? Non è il momento adesso. Ma perché no? Perché ti dico che non è il momento, basta, altro da fare. Ma se Mirella vuol mettersi i pantaloni... Senti, io so quello che faccio. Ti dico che non è il momento, poi sono piena di naftalina. Insomma, mi dovete dare il tempo in questa casa di fare le cose. Non posso sempre mica stare a vostra disposizione io. Poi non è vero che fa così freddo fuori. Senti, Mirella, a me non piace che tu tenga il cassetto del commo chiuso a chiave. Ma sono anni che lo faccio. E poi lo fa anche Riccardo con il suo. Beh, allora anche papà e io avremmo diritto a chiudere un cassetto. Infatti, infatti lo abbiamo, mamma. È il cassetto dove teniamo il denaro. No, io parlo di un cassetto per me sola. Per farne che? Come per farne che? Ma non lo so, per metterci delle carte dentro, qualche ricordo, non lo so. Era un diario. E che ci vuoi scrivere in un diario, mamma? Devi abituarti, mamma. Mirella ormai è una ragazza grande, ha 20 anni. È normale che abbia già qualche cosa, un interesse. Un sentimento che non voglio far conoscere a quelli di casa. Un piccolo segreto, insomma. Allora anche noi avremmo diritto ad avere qualche piccolo segreto. Non ti pare? Che segreti vuoi che abbiamo ancora, alla nostra età? Nessuno mi chiama più Valeria. Mamma, domattina hai l'ufficio. Vieni a dormire. Vengo, Michele. Ma che stai facendo quest'ora? Niente, sto facendo i conti della spesa. Vengo, dormi intanto. Tempo, per favore.
grazie. E di niente. Vorrei anche dei biglietti per la partita. Ci spicciamo? Beh, che fai? Mangia ancora. Mettiti questo che fuori fa freddo. Ecco qua, non ti dimenticare questi. Ah già. Le chiavi. Caspita, devono costare parecchio. Ne portano tanti in ufficio. Andiamo su. Andiamo, Mirella. Oh, Mirella, andiamo. Mi fate tardi. Ciao, mamma. Ciao, mamma. Ciao. Ciao, mamma. Ciao. Ciao, divertiti. I miei genitori fin dall'infanzia mi chiamano Bebe. Michele era la sola persona per la quale fossi Valeria. Per alcune amiche sono ancora Pisani, la compagna di scuola. Per altre sono la moglie di Michele o la madre di Riccardo e Mirella. Per lui invece, fin da quando ci siamo conosciuti, ero stata soltanto Valeria. Siete già qui? Sì. Ciao, mamma. Ciao. Com'è andata?
Noi andiamo, signora Cossati. Tanti auguri. Grazie, anche a lei. Buon Natale, signora. Buon Natale. Sei diventata proprio una bella ragazza. Mamma! Mamma! Lì? Guarda. Non può proprio andare, sai. Sì? Non si va più alla festa. Papà, le spalle strette. Sai, quello mio vecchio non gli entra più. Com'è? Ah, non ce l'hai neanche te lo smoking. Vabbè, grazie, scusami, eh. Auguri. Auguri a tutti. Conosciamo solo gente povera. Gente come noi. Vorrei dire che andrà soltanto Mirella, eh? Bisogna pure accettare la nuova situazione qual è, eh? Quella di non avere uno smoking e quella di dover mandare una ragazza solo a una festa, cosa che non ho potuto fare io ai miei tempi. Michele, fa il piacere, accompagnale che torna a casa. Riccardo, abbia pazienza. Riccardo, vieni a mangiare, si fredda tutto. Vengo, vengo subito. Ma con chi sta parlando? Una ragazza, una certa Marina. La conosci? No, spero proprio che non me ne parli. L'ha presa male, eh? No, non è tanto questo, è quanto che sento per... Per la prima volta il suo cattivo umore è una cosa contro di te e contro di me. Sento che è così. Vado per il cappone, eh? Mio padre tornava a casa con la sua bella borsa d'avvocato. A noi non passava neanche per la testa di pensare che non fossimo ricchi, perché lui era un incapace. Incapace di cogliere l'occasione che gli dava la vita. Ma io ho solo detto che papà non è un uomo d'affari. Ha passato una vita in banca senza riuscire a fare un po' di soldi. Non è mica un'offesa. Voglio proprio vedere dove sarà arrivato te fra 20 anni.
ricordi? Quando ti dissi che non c'era più bisogno della governante perché i bambini erano ormai grandi. Quando ti dissi che ero riuscita finalmente a trovare un lavoro, te lo ricordi? Cosa sapranno capaci di far loro. Riccardo? È andato a letto. Non ho mai sorpreso mia madre a dire una bugia. Mai. E questo che c'entra, mamma? C'entra, c'entra. Ti ricordi quando durante la guerra dicevamo ai ragazzi di non dire che compravamo le scarpe senza tessera? Te lo ricordi? Beh, io non sono mai riuscita a rimproverare Mirella per una bugia, proprio per questo, figurati. È mezzanotte. La stappiamo, mamma? Peggio per lui che è andato a letto. Ce lo vediamo noi due. Senti, perché non la lasciamo per domani? Eh? Ce la beviamo domani con i ragazzi a pranzo. Bene? In famiglia bisognerebbe fingere di non avvedersi mai di ciò che succede. O almeno non domandarsene il significato. Colpa di questo quaderno. Prima dimenticavo subito tutto ciò che accadeva in casa. Adesso invece non... Sempre lo stesso. L'hai fatto rimodernare. Hai torto a non dare a tuo marito tutta la responsabilità economica della casa. È lui che deve provvedervi. Il denaro che guadagni tu dovresti usarlo per le tue piccole esigenze. Il resto in un libretto. Se poi tu smettessi di lavorare sarebbe meglio. Anche Michele mi incita a prendere sempre un po' di riposo. Vuoi questo non prenderlo? Fosse un mio capriccio. Poi appena mi vedono un momento seduta, mamma. Allora... mi dico, mamma, visto che sei lì senza far niente, perché non mi tiri sull'orlo della giacca? Perché non mi stiri i pantaloni? Che c'entra? Questo è normale. Tu come stai, mamma? Papà? Cosa dici, dormiranno adesso? Thank you.
Befana non esiste. Mirella. Lo so, non esiste. Ho comprato tutte cose che avrei comprato comunque, che servivano. E un paio di calzini per Riccardo e una scatola di cipria per Mirella. E per me? Per te un paio di guanti, quelli che hai, sono tutti rotti. Ma tu lo sai che questa è una forma di egoismo. Egoismo? Egoismo? Perché? O almeno orgoglio. Vuoi essere ancora una madre che prepara una Befana perfetta? Alla tua età. E di questa cosa ne faccio? La devo incartare e aspettare che tu ti addormenti? Una rubrica nuova. Ciao mamma, ciao papà. Ciao. Dove vai? Beh, non tornare tardi, Mirella. No, ciao. Mirella, senti. Che fretta. S'annoia stare a casa con noi ormai. Che dici, mamma? Niente. Dico che se i figli possono confessare ad annoiarsi con i propri genitori, una madre non può confessare ad annoiarsi con i propri figli. Senza sembrare almeno snaturata. Noi abbiamo fatto lo stesso. Ah, non dire. Io non mi ricordo di aver mai considerato il divertimento come qualcosa che mi spettasse di diritto. Era ogni volta un'insperata fortuna, invece. È colpa dell'ultima guerra. È di quella che potrebbe scoppiare da un momento all'altro. Temono di non fare in tempo a divertirsi, perciò non pensano ad altro. Eh già. E così finiscono per non divertirsi per niente. Che fai, mamma? Scrivi con questo buio. Poi dici che ti cala la vista. Mi scrivono tutta a matita, tutto di traverso, mi complicano la vita. Sai che le nostre amicizie sono molto cambiate dopo la guerra, lo sai? È difficile rimanere amici per tutta la vita. E poi non abbiamo il tempo. Già, invece bisognerebbe proprio trovarlo. Il fatto è che molta gente cambia vita e si allontana. Non tutti procedono insieme come noi due, mamma. Senti, io non li trascrivo mica tutti, eh? Solo quelli che frequentiamo, che dici? Eh? Senti, che faccio? Clara ce la metto. Sarà due anni che non si sente. Meno male che la vediamo sui titoli di testa dei film che scrive. Altrimenti potrebbe anche essere morta. Va bene, dico, che faccio? Ce la metto? Eh? Avrà cambiato numero. Sì. Ora vado a vedere, eh? Chissà il marito, poverino, che fine ha fatto. Chi è questo? 9. L'hanno avuto poi l'annullamento? Ma non ci sarà, figurati, avrà cambiato. Pronto, Clara, sei tu? Ma no, Valeria! Che sorpresa! Mi fa tanto piacere, veramente un piacere grandissimo. Come stai, come stai? Bene, ma troppo stanca, troppo lavoro. Per fortuna sempre innamorata. Beh, questo come al solito. E tu, sempre Michele? Beh, come potrebbe essere altrimenti? Ma non ti sei decisa a tradirlo nemmeno una volta. Ma Dio, Clara, ma cosa dici? Alla nostra età, sì. Ascoltami, perché non ci vieni a trovare? Vedresti i ragazzi come sono diventati. No, non lo voglio sapere. Per me non crescono, sono sempre bambini. Ma siamo matti.
quest'ora si torna a casa la sera? Guarda che se succede ancora non trovi neanche la cena, eh? Allora cominciamo da stasera. Temevo si accorgesse che avevo sorpreso il suo sogno. Se si affida a questi sogni, vuol dire che non ha più speranza. È un uomo vinto. Riccardo. Riccardo. Sveglia, che mi dispiace. Che c'è? Sono le 2 di notte. C'è che tua sorella deve ancora tornare. Ma dove? Non lo so. Mi ha detto che andava al cinema con Giovanna e suo fratello. E telefoniamo a casa di Giovanna. Che dici? A quest'ora. Non lo so. Mi scusi, signora. Volevo sapere, Giovanna è in casa? È l'Alfa di Cantoni. E chi è? Uno di 34 anni. Buonasera. Ho fatto tardi. Non dovevate aspettarmi in piedi. Mirella, abbiamo telefonato a casa di Giovanna. Perciò non dire bugie. Dove sei stata? È colpa vostra. Siete voi che mi obbligate a dire bugie. Oh, guarda. Colpa nostra, eh? Questa è bella. Sì. Non è possibile che io non esca mai sola di sera alla mia età. O esca accompagnata da mio fratello. È ridicolo, mi rendo ridicola. E poi Riccardo sa bene che molte altre ragazze... Sì. Non ti permetterei mai di fare quello che fanno tante altre ragazze. Ah, non mi permetteresti. E che c'entri tu? Al massimo posso essere obbligata a obbedire a mio padre, quanto a te poi. Senti, adesso basta, eh? Ci lasciate soli, per favore. Mirella, dove sei stata? Al cinema. Con chi? Con Sandro Cantoni. E poi a ballare. Non lo conosci? È un avvocato che ho conosciuto la sera di Natale alla festa dei capelli.
Ne sei innamorata? Non lo so, non credo, non mi pare. Senti, Riccardo mi ha detto che è molto più vecchio di te. Io capirei tu uscissi con i compagni dell'università. Mamma, sono stufa di uscire con gli amici di Riccardo. Non hanno un soldo, ti fanno camminare per ore e poi dicono una quantità di sciocchezze. Senti, mamma, io non la voglio fare la vita che tu e papà avete sempre fatto. Papà è un uomo straordinario, è fuori dal comune, io lo so, lo adoro. Ma insomma, piuttosto che fare la vita che ha fatto fare a te, mi ammazzerei. Dovrete abituarvi. Se devo uscire, uscirò. Oltretutto, uscire mi diverte. Devi farlo capire anche a papà. Senti, Mirella, ma è possibile che i sentimenti non ti interessino per niente? Mamma, non capisci. No, ho capito benissimo. Ti domando se neanche l'amore ti interessa un po'. Ma che c'entra? Che questo vostro è amore? Rinunciate a tutto. Non fate che correre dall'ufficio al mercato. Ma non lo vedi come sei ridotta alla tua età? Guarda che io sono sempre stata felicissima. E ti auguro di esserlo altrettanto a te. E un momento passerà, vedrai. Rifletterai, ti farò riflettere io. Altro che... E ti sposerai quando sarai veramente innamorata, Mirella. Così amerai il tuo uomo, la tua famiglia. Così come ho fatto io. E se sarà ricco, tanto me. E se no, lavorerai come ho lavorato io. Sei gelosa. Lo sai che Riccardo poi non si è più comprato il libro? Quale libro? Gli serviva per l'esame. Gliel'ha prestato un amico. Meglio così? Sì, ma noi gli abbiamo dato i soldi, però. Ah. Ci ha detto una bugia. Mirella mi ha chiesto un cappotto nuovo. Dice che tutti e due abbiamo preso la gratifica per Natale, quindi possiamo comprarglielo. Qual è il problema? Quei soldi pensavo di destinare ad altre spese. Gliel'hai detto? Sì, non ci crede. Pensa che noi vogliamo tenerceli per noi, capito? Gelosamente chiusi nel cassetto. Beh, se anche volessimo farlo, ne avremmo tutto il diritto. È denaro nostro, guadagnato da noi. Anche tu potresti desiderare un cappotto nuovo, non ti pare, mamma? Gliel'ho detto. Sai cosa mi ha risposto? Che un cappotto nuovo non ha più tanta importanza a 42 anni. Forse ha ragione. Michele, io non vengo da tuo padre. Ho proprio bisogno di fare due passi, di prendere un po' d'aria. Vai tu, ti dispiace? No, no, ma sai, io devo andarci, povero vecchio. Michele. Lo sai cosa mi ha detto Mirella l'altra sera quando è ritornata alle 2:30 di notte? Che sono gelosa di lei. Forse ha ragione. Ciao. Stanca sono. Stamattina ho messo in ordine tutta la casa. Poi ho fatto la spesa per tutta la settimana. No, al mercato non c'era una verdura che fosse mangiabile. Tutta gelata era.
Sì, c'erano dei fagiolini, sì. Sai quanto? 320 lire al chilo. Papà è tornato a casa ieri e mi ha chiesto perché non comprerò mai i carciofi. Gli ho detto che costano 75 lire l'uno. Certo che presto per i carciofi, eh. Fa troppo freddo ancora. Papà è uscito senza sciarpa, figurati. Crede di essere ancora un giovanotto, prenderà un raffreddore. Non ci si può neanche ammalare altro. Non ci si fa più. Stai diritta. Se per me non c'è problema. Accidenti, che donna. Sì, ma non l'ha nemmeno cercata. Meglio così, sono in ritardo. Faccio una corsa, fatta. Oh, bellino. Le sta benissimo, sembra fatto per lei. Di chi sono questi fiori? Ah, a proposito, sono per l'interno 7. Sottoveste nuova. Carina. Quanto costa? No, l'ho ancora pagata, l'ho presa dalla merciaia, lì all'angolo. Certo al suo prezzo, però posso pagarla quando voglio. Hai fatto male. Ma io ne avevo bisogno. Certo, dico solo che hai fatto male a non pagarla. Bisogna evitare di lasciare certi conti in sospeso. Ah. Ma sai che faccio? La restituisco proprio al negozio, dirò che non mi stava bene. Ma perché? Se ti piace. Ma in fondo non era che un capriccio, sai? Non so proprio che farmene. E allora perché l'hai comperata? Non lo so. Forse perché oggi è sabato. Siamo usciti prima, indugiavo per le strade. Non so mica. Ciao, mamma. Ma questo qua sta per tornare per cena e tu esci. Sì, mangio fuori. Anzi, puoi darmi la chiave del portone? Ma neanche per sogno. Così torno alle 2 di notte come l'altra sera. Che fai? Me la dai o no? No. Va bene, allora dormirò a casa di un'amica. Mirella. Aspetta. Guardi, Mirella, mi farei prendere. Mi obblighi a parlare a tuo padre, eh?
Ciao. Mamma. Sì, che c'è? Volevo parlarti. Che è successo? Senti, mamma, sono preoccupata per Mirella. Io. Che cosa ha fatto? Non lo so, insiste per avere un cappotto nuovo, una borsa di cinghiale. Va bene, va bene, va bene. Mamma, è diventata caparbia, caparbia. Che ne so, voglio sempre uscire la sera, mamma. Io non so più come devo fare. Cara, ti somiglia. Tu facevi lo stesso alla sua età. Ma cosa dici mai? Ma se io stavo sempre a casa, mamma, non chiedevo mai nulla io. Ah, sì, 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 ma mi rimproveravi con gli occhi ogni volta che mi compravo un cappellino nuovo. Poi passa. Anch'io ero sempre in ansia per te e per il tuo avvenire. Quando ti sei sposata, sembrava che tu lo facessi solo per uscire di casa. Mica sembravi innamorata di Michele, sai. Poi passa. Cioè, poi passa, eh? Lo so. Mamma, adesso ti devo lasciare, eh? Sì, è arrivato Michele. Mamma, puoi venire un momento? Michele, dimmi. Che mamma, siamo ricchi. Siamo ricchi, mamma. Ma ha chiamato il nuovo direttore. Ma ha trattato in modo addirittura amichevole. Ha riconosciuto tutto quello che ho fatto in questi anni. E da febbraio avrò l'aumento di stipendio. 18.000 lire. E mi riconoscono gli arretrati. Da novembre. 60.000 lire in tutto. Eh? Valeria. Mamma. E adesso che fai? Su. Su, su, non fare così. Hai tutti questi soldi. Puoi comprare tutto quello che vuoi. Devo prendere anche una ragazza a mezzo servizio. No, 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 forse è meglio fare qualcosa d'urgente, comprare delle cose per Mirella. Per Mirella? Sì. Che cosa? Non lo so, un cappotto, una borsa, qualunque cosa. Sta passando un momento così difficile quella ragazza. Ma lo sai tu che le famiglie ricche, in questi casi i figli li mandano all'estero, Michele. Senti, adesso parlo io con Mirella. No, per carità. No, per favore, non farlo, non è il momento. È il momento, invece. Deve capire adesso che ha 20 anni che la vita non è fatta di vestiti, fronzoli e altre futilità. No, Michele, per favore, ascolta. Lascia stare, me ne occupo io. Senti, a febbraio Mirella ha un esame molto difficile. Vedrai che è per questo che è così nervosa. Ti prego, lascia fare a me. Eh? E senti, non è tanto per l'aumento, sai. Non è, ma è... che questi soldi che arrivano così sono un buon segno per noi. Vedrai. Sai che tutto può tornare come prima della guerra, Michele? Sì, tutto può tornare a essere bello. Mi pareva fosse un altro uomo ad abbracciarmi, non Michele. Non lo faceva più così da tanto tempo. Vedevo le nostre immagini riflesse nello specchio dell'armadio e mi sembrava che fossimo tanto più giovani. Ah,
Ah, direttore, se non altro per oggi, vorrei uscire un momento prima. Ho delle compere da fare. Prego, prego, signora Rosselli. Faccia bene. La ringrazio. $12,000, signora. Ah, beh, grazie. E questa cintura? Bella. È di Hermès. Costa $25,000. Bella, vero? Sì. Senta, quella borsa, per favore, quella nera. Quella nera? $38,000. Ma questo non è coccodrillo? No, signore, è di lucertola. Se fosse di coccodrillo costerebbe il triplo. Però è lucertola conciata in Francia, morbidissima. Bene, la ringrazio, signora, mi scusi, torno con mia figlia. C'era più bisogno della governante perché i bambini erano ormai grandi.
ti dissi che ero riuscita finalmente a trovare un lavoro, te lo ricordi? Vedremo. Vedremo cosa sapranno capaci di far loro. Ho mai sorpreso mia madre a dire una bugia. Mai. E questo che c'entra, mamma? C'entra, c'entra. Ti ricordi quando durante la guerra dicevamo ai ragazzi di non dire che compravamo le scarpe senza tessera? Te lo ricordi? Beh, io non sono mai riuscita a rimproverare Mirella per una bugia, proprio per questo, figurati. È mezzanotte. La sappiamo, mamma? Peggio per lui che è andato a letto. Ce lo vediamo noi due. Senti, perché non lo lasciamo per domani? Ce la beviamo domani con i ragazzi a pranzo, bene? In famiglia bisognerebbe fingere di non avvedersi mai di ciò che succede. O almeno non domandarsene il significato. Colpa di questo quaderno. Prima dimenticavo subito tutto ciò che accadeva in casa. Adesso invece non... Sempre lo stesso. L'hai fatto rimodernare. Hai torto a non dare a tuo marito tutta la responsabilità economica della casa. È lui che deve provvedervi. Il denaro che guadagni tu dovresti usarlo per le tue piccole esigenze. Il resto in un libretto. Se poi tu smettessi di lavorare sarebbe meglio. Anche Michele mi incita a prendere sempre un po' di riposo. Vuoi forse non prenderlo? Forse è un mio capriccio. Papà mi vedono un momento seduto, mamma. Allora... mamma, visto che sei lì senza far niente, perché non mi tiri sull'orlo della giacca? Perché non mi stiri i pantaloni? Che c'entra? Questo è normale. Tu come stai, mamma? Papà? Cosa dici? Dormiranno adesso? Thank you.
Mamma, la luce. Sono le 10, Riccardo. È una bellissima giornata, alzati. E caffè e latte? Si apri gli occhi, lo vedi. Mirella, alzati che tardi. Ferro, devo stirarmi la camicetta di seta. Ma possibile che non sai mai dove sono gli oggetti in questa casa? Spegni sotto il sugo, se esci prima che io sia tornata. Ricorda a tuo fratello di andare a messa, mi raccomando. Capito? Papà non lo svegliate, eh? Lasciatelo dormire finché ne ha voglia. Le sigarette gliele compro io. Mamma, il giornale. Vabbè. Ciao. Ci vogliono un po' di fiori sulla tavola la domenica. Gli uomini ci fanno caso. Non sono per i miei uomini. Sono per me. Proibito. Signora, è proibito vendere la cancelleria di domenica. Se passa un vigile, vi fa la multa. Ma io ne ho bisogno, ne ho veramente bisogno. Allora se lo metta sotto il cappotto, non lo faccia vedere. Mamma, io sto uscendo. Ma che hai? Sei tutta rossa in viso. Non so, fa caldo fuori, c'è un capotto. Papà si è svegliato. Mamma, c'è quello di Santa Rita, vi do il sacco? Vieni, vuoi? No, no, vado io. Va a mangiare. Mamma, se non ti sbrighi, mangiamo tutte le paste. Vengo, vengo. Mamma?
Mamma, quando è che accendiamo i termosifoni? Uno di questi giorni. Ma io ho freddo. Muoviti come a me, vedrai che ti passa. Sì, ma per studiare devo stare seduta. Non entrare adesso, è tutto bagnato. Lo so che abbiamo deciso di rinunciare ai termosifoni, no? Tutto aumentato, come si fa? Mamma, i pantaloni pesanti stanno nella cassapanca. Ma cosa fate? Non è il momento adesso. Ma perché no? Perché ti dico che non è il momento, basta, ho altro da fare. Ma se Mirella vuol mettersi i pantaloni... Senti, io so quello che faccio. Ti dico che non è il momento, poi sono piena di naftalina. Insomma, mi dovete dare il tempo in questa casa di fare le cose. Non posso sempre mica stare a vostra disposizione io. Poi non è vero che fa così freddo fuori. Senti, Mirella, a me non piace che tu tenga il cassetto del commo chiuso a chiave. Ma sono anni che lo faccio. E poi lo fa anche Riccardo con il suo. Beh, allora anche papà e io avremmo diritto a chiudere un cassetto. Infatti, infatti lo abbiamo, mamma. È il cassetto dove teniamo il denaro. No, io parlo di un cassetto per me sola. Per farne che? Come per farne che? Non lo so, per metterci delle carte dentro, qualche ricordo, non lo so. Era un diario. E che ci vuoi scrivere in un diario, mamma? Devi abituarti, mamma. Mirella ormai è una ragazza grande, ha 20 anni. È normale che abbia già qualche cosa, un interesse. Un sentimento che non voglio far conoscere a quelli di casa. Un piccolo segreto, insomma. Allora anche noi avremmo diritto ad avere qualche piccolo segreto. Non ti pare? Che segreti vuoi che abbiamo ancora, alla nostra età? Nessuno mi chiama più Valeria. Mamma, domattina hai l'ufficio. Vieni a dormire. Vengo, Michele. Ma che stai facendo quest'ora? Niente, sto facendo i conti della spesa. Vengo, dormi intanto. Tempo, per favore.
di niente. Vorrei anche dei biglietti per la partita. Ci spicciamo? Beh, che fai? Mangia ancora. Mettiti questo che fuori fa freddo. Ecco qua, non ti dimenticare questi. Ah già. Le chiavi? Caspita, devono costare parecchio. Ne portano tanti in ufficio. Andiamo, Mirella. Oh, Mirella, andiamo. Andiamo, fate tanti. Ciao, mamma. Ciao, mamma. Ciao, mamma. Ciao. Ciao, divertiti. I miei genitori fin dall'infanzia mi chiamano Bebe. Michele era la sola persona per la quale io fossi Valeria. Per alcune amiche sono ancora Pisani, la compagna di scuola. Per altre sono la moglie di Michele o la madre di Riccardo e Mirella. Per lui invece, fin da quando ci siamo conosciuti, ero stata soltanto Valeria. Che non mi abbandona neppure per un solo istante. Mi fa sentire vivo, malgrado tutto. Non sento nessuna colpa per il desiderio di te, che non mi abbandona mai, perché siamo giovani e non è giusto restare separati per tanto tempo. Valeria mia. Siete già qui? Sì. Ciao, mamma. Ciao. Com'è andata?
Noi andiamo, signora Cossati. Tanti auguri. Grazie, anche a lei. Buon Natale, signora. Buon Natale. Sei diventata proprio una bella ragazza. Mamma! Mamma! Lì? Guarda. Non può proprio andare, sai. Sì? Non si va più alla festa. Papà, le spalle strette. Sai, quello mio vecchio non gli entra più. Com'è? Ah, non ce l'hai neanche te lo smoking. Vabbè, grazie, scusami, eh. Auguri. Auguri a tutti. Conosciamo solo gente povera. Gente come noi. Vorrei dire che andrà soltanto Mirella, eh? Bisogna pure accettare la nuova situazione qual è, eh? Quella di non avere uno smoking e quella di dover mandare una ragazza solo a una festa, cosa che non ho potuto fare ai miei tempi. Michele, fa il piacere, accompagnalo che torna a casa. Riccardo, abbi pazienza. Riccardo, vieni a mangiare, si fredda tutto. Vengo, vengo subito. Ma con chi sta parlando? Una ragazza, una certa Marina. La conosci? No, spero proprio che non me ne parli. L'ha presa male, eh? No, non è tanto questo, è quanto che sento per... Per la prima volta il suo cattivo umore è una cosa contro di te, contro di me. Sento che è così. Vado per il cappone, eh? Mio padre tornava a casa con la sua bella borsa d'avvocato. A noi non passava neanche per la testa di pensare che non fossimo ricchi, perché lui era un incapace. Incapace di cogliere l'occasione che gli dava la vita. Ma io ho solo detto che papà non è un uomo d'affari. Ha passato una vita in banca senza riuscire a fare un po' di soldi. Non è mica un'offesa. Voglio proprio vedere dove sarà arrivato te fra 20 anni.